benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo la giornata con un pancake ai kiwi veramente buonissimo che io vado a preparare sempre la sera prima. Vi lascio tutti quanti gli ingredienti nella descrizione. Ho messo tutto quanto in una ciotola e adesso vado a mescolare. Se vi serve potete aggiungere un pochino di latte o un pochino di acqua, oppure fare soltanto con l'albume. In ogni caso, come dicevo prima, trovate tutti quanti gli ingredienti in descrizione se volete provarlo. Io, come vi dicevo, questo l'ho preparato la sera prima e l'ho cotto normalmente nel padellino, ne ho fatti due, e questo è il risultato. Viene davvero sofficissimo ed è molto molto buono. La mattina dopo l'ho semplicemente ingustosito con la cremina al cacao, scagliette di mandorle e ci ho bevuto il mio cappuccino di orzo. Vi faccio vedere anche l'interno ed eccolo qua. Per pranzo ero in campagna dai miei genitori e abbiamo fatto una pasta ai carciofi. Questi sono i carciofi del nostro orto e queste sono le manone di mio papà che li pulisce. Lui è bravissimo a pulire i carciofi, è davvero un maestro. Quindi va semplicemente a tagliarli in quarti, poi li pulisce, toglie la barbetta interna e poi li andiamo a mettere in ammollo in acqua e limone. Poi passa la palla a mia mamma, è una staffetta, e lei invece li sta facendo a fettine sottilissime e stiamo mettendo tutto quanto in una padella. Andremo a mettere anche questi funghi, questi sono i Pleurotus appena comprati e li andremo semplicemente a tritare. Intanto quindi che il condimento con le verdure si cuoce, eccolo qua, abbiamo messo a cuocere anche la pasta. L'abbiamo scolata al dente e l'abbiamo aggiunta alle verdure. Adesso facciamo asciugare un pochino l'acqua di cottura, quindi completiamo in padella la cottura della pasta. E questa è una pasta all'uovo davvero molto buona della mia zona. Per profumare tutto quanto a fine cottura andiamo a mettere l'aliaria, che è questa qui, e il prezzemolo. Tritiamo tutto quanto quindi nella padella. L'aliaria ci sta veramente bene, ha un leggero aroma di aglio, come dice il nome stesso, ma è davvero delicatissima. Se la trovate in giro da qualche parte vi consiglio di prenderla. Quindi mescoliamo. E il nostro piatto è pronto, mangiato sotto il sole, fuori, all'aria aperta. Era davvero buonissima, una delle paste che preferisco in assoluto. I carciofi cotti in questo modo e soprattutto accompagnati alle erbe aromatiche e ai funghi danno davvero il meglio di sé. Mi piace tantissimo questa pasta. Per merenda, tornata a casa, ho fatto una fettina di un plum cake senza zucchero alle carote e arancia e un estratto di barbabietola e arancia anche qui. Questa torta era davvero molto buona, a breve troverete la ricetta su Facebook e su Instagram. Infine per cena vado a fare una delle mie zuppette preferite del momento. Ho messo in una padella un pochino di olio, ho aggiunto la cipolla e le zucchine. Non faccio soffriggere troppo la cipolla, quindi metto tutto quanto insieme. Aggiungo anche la salsa di soia per insaporire al posto del sale. Vado a profumare con un pochino di zenzero che in questa zuppa ci sta benissimo. E come avrete visto all'inizio del video, ho abbondato un pochino con l'olio, però non importa, ogni tanto ci sta. E poi vado ad aggiungere queste erbe aromatiche molto piccanti che ho preso da Bulk Powder. Vi metto il link al prodotto in descrizione, se lo aprite trovate tantissime altre tipologie di spezie e erbe, ad esempio io ho preso anche quelle al limone, davvero buonissime, mi hanno sorpreso tantissimo queste combinazioni perché mi sono strapiaciute. Qua vi metto anche gli ingredienti. E questo è molto piccante, quindi ne ho messo davvero poco. Ho aggiunto infine le lenticchie rosse.
Adesso ho messo l'acqua e do una veloce mescolata e posso chiudere con il coperchio e lasciare cuocere 20 minuti circa. A me piace quando questa zuppetta, fra virgolette, con le lenticchie rosse diventa così cremosa, ma volendo potete anche lasciarla più liquida oppure potete frullare tutto quanto aggiungendo un po' di acqua in più e far diventare tutto una velluta. E questo era il risultato, è un piatto molto semplice ma davvero davvero gustoso, vi straconsiglio di provarlo perché non ve ne pentirete, poi è anche molto veloce da preparare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!